Buongiorno amore, ascolta Vane, oggi non posso venirti a prendere troppo tardi a cavallo perché stasera dobbiamo andare a cena per il compleanno di Daniel, ok? Hai già deciso cosa metterti così non perdiamo tempo quando rientriamo a casa? Sì, mamma, però c'è una mia maglietta, la mia preferita. Ah, vuoi quella? Questa Ok. qui che però è un pochino sporca. Va bene, te la lavo allora, va bene? Grazie, ok, dai, andiamo a cavallo. Hai deciso di mangiare lì quindi oggi? E come ti sei vestita oggi? Con i pantaloni lunghi, amore, perché sul cavallo bisogna avere i pantaloni lunghi. Ok, amore, dai, adesso andiamo, va bene? Anastasia rimane qui, la lascio con Daniel, ti porto e torno subito indietro. Tieni l'acqua. Olè! Il pranzo abbiamo detto che lo fai lì, vero? Vuoi portarti qualche snack o poi li compri lì? Non vuoi portarti niente niente? Sei sicura che c'è tutto? Amore, siamo arrivati. Vuoi che ti accompagno? Vediamo se c'è qualcuno perché siamo in anticipo, come piace a te. E non vedo nessuno. Quindi, Vane, ascoltami. Non vuoi che ti porto io la pasta? Vuoi mangiare qui? Chiediamo il menù? Se ce lo dicono? Se possono, perché ce lo dicono dopo e dopo scegliamo noi, quindi non so se adesso sanno proprio cosa. Ok, va bene, proviamo a vedere se incontriamo qualcuno per strada, perché non c'è nessuno. E andiamo. Buongiorno ragazzi, Vanessa è andata a cavallo, adora tantissimo questa attività e quindi penso che procederemo anche poi a settembre. Anastasia sta dormendo e su con Daniel, quindi quando si sveglierà, procediamo con il video, con la preparazione per stasera, perché appunto festeggeremo il compleanno di Daniel. One eternity later. Amore, buongiorno. Buongiorno, sto giocando tutti quanti e Stai tutti miei. giocando con le tue Barbie? Sì. Guarda quante ce n'è. Senti, e che gioco stai facendo? Aghi waghi! Senti, ascoltami. Stamattina Vanessa mi ha chiesto di lavarle la maglietta perché oggi è il compleanno di Daniel, vero? E dobbiamo andare fuori a cena, ok? Quindi, anzi, in realtà il compleanno di Daniel era ieri, però nel locale in cui andiamo fuori a cena ieri era chiuso e quindi andremo stasera. Hai voglia di fare una cosa per me? Di accenderla tu la lavatrice e ti insegno a fare il bucato? Mentre io lavo i bagnetti? Quindi ti aspetto su, vieni con me e poi dobbiamo andare subito a prendere Vanessa, ok? E tu come ti vesti stasera invece? Così perché stai benissimo. No, è bellissimo questo abitino, stai benissimo. Dai, brava amore. Ok, andiamo a fare la lavatrice, trallallero. Così se impari a fare la lavatrice, quando ho bisogno la fai tu al posto mio, eh? Ultimo è il gradino. Attenta, che stai camminando al contrario. No, Allora, nel frattempo che tu vai sul balcone, ecco, sei sono anche caduto. l'ho Ti sei fatto male? No, vero? Aspetta che io prendo. Ah, no, forse sono nell'altro bagno, ok. Che vado a prendere un attimo i detersivi che mi servono a me per lavare il bagno. Ah no, guarda Ani, la maglietta di Vanessa è sul letto, vai a prenderla che stamattina l'abbiamo lasciata lì. Ecco, brava, prendi questa che gli diamo una rinfrescata e portala di là. Allora, amore, sì, mettila lì. Allora, aspetta che appoggio questo un attimo, che è quello che mi serve. Allora, guarda, adesso chiudi la lavatrice. Ti faccio vedere velocemente i detersivi che devi mettere, io vado in bagno a lavare, ok? Brava, apri il cassetto, ti faccio vedere. Per prima cosa devi mettere un tappo di questo, che questo è il detersivo, ok? Poi devi mettere, guarda, la lascio qui perché pesa, un tappo di questa e uno di questo che è l'ammorbidente, va bene? Quindi l'unico che va qui è Qual l'ammorbidente, quello piccino, mentre gli altri vanno questo e questo qui. Vanno nella vaschetta E quanto centrale. Nella vaschetta centrale, d'accordo? Vado a lavare i bagni. Ciao. Ah, poi un'altra cosa. Quando hai messo i detersivi, chiudi il cassetto. Io ti imposto già la manopola sul 5 che li facciamo sul 6. Fai sul 6, sul 6. Qua. Lì è sul 3. Sul 6 che è il lavaggio veloce, tanto è solo da dargli una rinfrescatina. 4. 4. 5 e 6. Adesso schiacci qui. 9 Qui.
Ok, quando hai messo i detersivi, chiudi il cassetto e schiacci questo. Okay. Va bene? Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Ok, ragazzi, io non mi ha detto cosa fare, adesso io lo faccio, vero, di non sbagliare. È stato facile. Mettiamo qui alle manette. Va bene, guardate. Vediamo. Adesso quella che era? Ah, questo. Ok ragazzi, posso andare a giocare, tra 20 minuti prendo la maglietta, andiamo. Ani, andiamo! Ehi, ciao! Hai fatto? Hai attaccato la lavatrice? Sì. Hai messo tutti i detersivi che ti ho detto? Brava, possiamo andare a prendere Vanessina. Cos'è quello? Oh, un altro rossetto, Anastasia. Ma non possiamo andare a prendere Vanessa col rossetto. Se ti vedono i cavalli si imbizzarriscono. Cosa vuol dire? Si arrabbiano. Perché? Perché i cavalli il colore rosso non piace. Quindi non lo mettere. Me lo fai vedere? Ma nemmeno stasera per andare a cena, No, sì. Hai solo 5 anni. Non sei tu che hai compiuto 16 anni, tuo fratello. Quando avrai 16 anni potrai fare quello che vuoi. Ma perché la nonna te lo ha regalato? Gliel'hai chiesto tu? Sì. Non si chiedono i regali. Perché non lo volevo al mio compleanno. Non lo volevi al tuo compleanno? No. Perché era troppo tardi? Perché non lo volevo. Lo volevi prima? Sì. Allora noi dobbiamo fare un regalino alla nonna. Va bene, cosa le regaliamo? Adesso andiamo a prendere Vanessa, dai. Da qui. Poi da qui e basta. No, che cadi, ti fai male, fra 4 giorni dobbiamo partire. Andiamo, dai. Lo sai che giorno è oggi? No. Oggi è martedì. Ma quanti giorni mancano? 6. Sei. Ieri 7, oggi 6. Lunedì si parte, dobbiamo preparare la valigia. Dopo la facciamo? No, dopo no, tra qualche giorno la facciamo e poi dobbiamo andare a fare la spesa da portare a casa di là. Uno, ok? 2, 3, 4, 5, 6. Sì! Come me che io faccio 6 anni. Esatto, novembre. Così quando partiamo ho già 6 anni. No, amore, a novembre farai 6 anni. Buongiorno, amore, bentornata. Sei assetatissima. Oggi hai la faccia rossissima. Hai preso molto sole. Vediamo. Guardati. Sì, com'è andata con i pantaloni lunghi? Bene. Bene? Mamma, ma alla fine hai lavato la mia maglietta? Sì, guarda, si sta lavando adesso. Ho insegnato ad Anastasia a fare il bucato e l'ha lavata lei, ok? Tra un po' è pronta, poi la metto in asciugatrice, così si asciuga subito e stasera usciamo. È una merenda, amore, hai tanta fame. Ma sai che non mi hai raccontato cosa hai mangiato oggi? Che hai mangiato lì e non te l'ho preparata io la pasta? La bistecca in panata con gli spinaci, la bistecca era buonissima. Veramente, meno male, sono contenta. Hai mangiato anche gli spinaci? Bravo amore, allora è meglio che non te lo faccio io il pranzo, però ho preparato il sugo se vuoi per domani. Bene, sono contenta. Dai, finisci di far merenda che poi vado a prendere la maglietta alla lavatrice e la metto in asciugatrice, ok? 1 hour later. Vane, che fai? Dormi? Guarda che sono andata su a controllare, mancano ancora pochi minuti per la maglietta. Non devi dormire perché dobbiamo uscire, lo so che sei stanca, però non devi dormire. Anzi, aiuta tua sorella che sta ritirando tutte le Barbie e le hai usate anche tu. Bravo amore, che hai ritirato tutte le Barbie. Merendina? Eh? Merendina al cioccolato? Di me. Cosa c'è? Il joystick. Merendina al cioccolato? Sì. Poi mangi stasera? Poi mangi stasera al ristorante? Sì. E che cosa mangi stasera? Le patatine? Ma ci sono dei giochi? No.
È in centro, ci siamo già andati. Cosa mangi, le patatine con la bistecca? Sì. Sì? Sì. Ok, andiamo a prendere la magliettina di Vane e mettiamola in asciugatrice. È pronta? Sì. Cosa cavolo è successo? Ma cosa è successo? Non capisco. No, ma si è macchiata. No, devo chiamare subito Anastasia. Anastasia, vieni su subito. Corri, corri, ti devo dire una cosa, corri. Vieni, 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 vieni. Ani, ho tirato fuori la maglietta dalla lavatrice ed è tutta macchiata. Come? Ani, guarda, guarda la maglietta. Si è scolorita. Anastasia, ma cosa hai fatto? Mi spieghi quali detersivi hai usato per lavarla? Le hai chiesto tu. Fammi vedere. No, mi sono dimenticata questo. Ma questo qui era quello per lavare il bagno. C'è la candeggina dentro. L'hai usato? Sì, amore. Oh, no. Ha scolorito tutto. E adesso come facciamo a dirlo? Ma tranquilla. Perché? È solo uno scherzo. Come uno scherzo? Sì, la maglietta è... Come c'è un'altra maglietta? E te chi te l'ha data? La voce dopo gli diciamo un scherzo a Vanessa. Ma dobbiamo andare a dire a Vanessa che si è scolorita la maglia. Ma come uno scherzo? Ma cosa stai dicendo? Io non ho un'altra maglietta. Come sì? Ma scusa, ma come? Ma l'hai messa tu adesso? Sì, te la scondi, la guarda. E perché abbiamo due magliette? Cioè, devo dirgli che adesso l'ho perso, io vado giù, la nascondo e poi gli diciamo che certo. Ieri papà è tornato a casa con questa maglietta, ma noi ce l'avevamo già. Ah, e quindi tu l'hai nascosta senza dire niente e hai macchiato volontariamente quella di Vanessa? Quindi a Vanessa cosa gli diciamo? Che c'è la maglietta macchiata e le facciamo uno scherzo? Sì. Dai, allora intanto questa è... lasciala lì, intanto, mettila lì, sul letto. Allora io porto giù quella macchiata e tu gli fai vedere questa dopo? Sì. Ok. Senti, guarda, ti dico già che avrà una brutta reazione Vanessa. Perché si arrabbierà moltissimo di questa maglietta macchiata. Va bene, andiamo a darle la brutta notizia. Andiamo. Stasia, fagliela vedere tu perché io non ho il coraggio. Guarda cosa è successo. Sì, però cosa è successo? E non lo so, io avevo involontariamente dimenticato il detersivo per lavare il bagno in cui c'è dentro la candeggina. Sì, e lei l'ha messo, vabbè, non l'ha fatto apposta, Vanessa, poverina, ti ha fatto il bucato e pensava di farti una cosa carina e invece ha rovinato la maglietta. Sì, ma è la maglietta preferita. Ne compreremo un'altra. Dai. Amore, che cosa devi dire a Vane? Pensa quanto è carina tua sorella. Tu devi sapere che tua sorella... Vane, devi dire una cosa. Scherzetto! Scherzetto. Adesso ti spiego lo scherzetto. Praticamente, guarda, abbiamo la stessa maglietta nuova. Tu non sai cosa è successo, questo me l'ha raccontato lei oggi. Praticamente, ieri papà è arrivato a casa con questa maglietta per te, perché non era corrente che tu ne avessi già una. E quindi lei ti ha macchiato la maglietta apposta, così ti dava, ti regalava quella nuova e così abbiamo buttato via una maglietta. Comunque io direi che dobbiamo escogitare una vendetta. Vero Vanessa? Ciao! Senti qua, vieni qua, qual è il tuo vestito preferito? Hai un vestito preferito? Scena muta, non me lo dice. Hai visto quanto è furba? Non me lo dice. Sì. Sì, qual è? È uno. Non è questo? Non è questo? Cioè, sì, lo scoprirò. Comunque ragazzi, dai, scherzo riuscito a Vanessa. Ma veramente lo scherzo era riuscito anche per me perché io non sapevo niente. Il video finisce qua perché dobbiamo andare a cena ed è tardissimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella.